ritrovati. La parola di oggi del nostro dizionario è accordo, una bellissima parola musicale. Se noi ci facciamo caso, la parola accordo ci affianca quasi quotidianamente nella nostra vita. Noi ragioniamo di accordi ed intese ogni volta in cui poniamo la nostra attenzione sulle relazioni che ci circondano. Ed essendo che relazioni umane e rapporti umani sono alla base della vita di una persona, ma anche di una nazione intera, lo sono anche le parole che li delineano. Accordo, come accennavo, ha proprio a che fare sia con la vita delle emozioni che con la musica, perché ha a che fare con cor, la sede della nostra intelligenza emotiva, ma anche con corda, cioè proprio la corda di uno strumento musicale. Così noi vediamo bene che questa parola si disegna come un modo di guardare, sentire nella stessa direzione e soprattutto di vibrare con la stessa passione. Certo è che chiunque di noi sa che la fatica più grande è, come prima cosa, come ottenere questo accordo e come seconda, come mantenerlo, come balsamo pacificatore anche della vita di ciascuno. Perché noi lo sappiamo che spesso noi esseri umani abbiamo la tentazione di cadere nel suo contrario, cioè nel disaccordo, perché facciamo l'errore di vederla come una strada più veloce e più sicura, mentre in realtà il disaccordo è semplicemente un vicolo cieco. Ce lo racconta Emone, che è un ragazzo del mito greco, meglio, un ragazzo protagonista di una tragedia greca di Sofocle, l'Antigone, di cui potremmo tornare a parlare diffusamente in altre circostanze. In questo momento mi interessa raccontarvi questo. Emone era fidanzato e innamorato di Antigone, la quale era stata condannata a morte da Creonte, zio di Antigone e papà di Emone. Emone è un adolescente che si trova nella situazione difficile di fare da mediatore tra un padre che rispetta e ama e una donna che ama altrettanto e che vorrebbe sposare. Come trovare un accordo fra questi due modi così diversi di ragionare sulla vita e sulle leggi e sullo Stato? L'idea che Emone propone e che io trovo di una modernità assoluta è quella di richiamare il padre al concetto di flessibilità, che forse è la vera chiave dell'accordo. E Emone suggerisce al padre, così come a noi, dice: quando in una situazione di mare mosso un bravo capitano di nave capisce che deve mollare le vele e non tenerle tese, avrà il vantaggio di salvare la vita di se stesso, del proprio equipaggio e soprattutto di garantire un futuro a chiunque stia accanto a lui. Grazie e arrivederci alla prossima puntata.